Il vecchio manicomio di Mombello, l'ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini a Limbiate, nella provincia di Monza e Brianza, è uno dei luoghi più spaventosi e inquietanti d'Italia. Nell'Ottocento la struttura era conosciuta come la Villa di Napoleone, Villa Pusterla Crivelli. Per 130 anni Villa Crivelli fu un ospedale psichiatrico. Fino alla legge Basaglia del 1978, gli oltre 40.000 metri quadrati di stanze, celle e corridoi della struttura sanitaria, costruita nel 1872, hanno ospitato più di 3.000 pazienti, tra cui il figlio legittimo di Mussolini, Benito Albino, morto internato nel 1942. A separare il manicomio dal comune vi era un muro di cinta alto 2 metri e lungo 3 chilometri. Il manicomio di Mombello chiuse e venne smantellato definitivamente nel 1999. Da allora è in uno stato di degrado e di abbandono, frequentato ora solo da fotografi, vandali e senza tetto. Le leggende parlano di un passaggio segreto, di una galleria che potesse consentire la fuga a Napoleone in caso di pericolo, irraggiungibile dai sotterranei della villa. Vi è inoltre un pozzo di circa 30 metri dove sarebbero stati gettati resti di vittime innocenti, a cui furono effettuati esperimenti clinici non autorizzati sui malati di mente. Mombello è un luogo inquietante, ma nello stesso tempo affascinante. Nei suoi corridoi si torna indietro nel tempo, tra vetri rotti, ciabatte, cartelle cliniche, macchinari distrutti, materassi a terra, armadi rovesciati e tetti semicrollati. Si respira ancora quell'aria di sofferenza subito da chi ci ha vissuto, da chi dentro quelle mura è morto. Proprio qua cavano i terzi, cavano via. Aspetta, forse era qua. Thank you.
I due pazzi.